Ci poniamo dietro Gesù, che per noi va incontro alla passione e alla morte, ma prima ha voluto condividere con gli apostoli la cena pasquale e ha voluto consegnare a tutti noi il comandamento nuovo dell'amore, inserendoci nel patto di eterna e nuova alleanza. Si alzò da tavola, depose le vesti, prese un asciugamano e sorcizia attorno alla vita. Poi versò l'acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi ai discepoli ed asciugarli con l'asciugamano, di cui sera si può interrogare ed esaminare sulla qualità del proprio servizio, quello di genitori, di figli, di frati, di suori, di prete, di vescovo, di politici, di operai, imprenditori, di uomini e di donne. Gesù ci amò fino alla fine e la totalità senza condizione è la misura dell'amore e del servizio. Siamo distanti, abbiamo bisogno dell'aiuto vicendevole e della grazia del Signore. Per obbedire al Signore e seguirlo nella fedeltà. Quest'anno abbiamo voluto evidenziare l'attenzione e il servizio ai migranti nella lavanda dei piedi. Abbiamo invitato 12 migranti a compiere questo gesto liturgico, ma come abbiamo detto, che vuole essere segno del servizio vicendevole. L'anno scorso, se ricordate, invitammo i ragazzi, i giovani, durante il sinodo dei vescovi sui giovani. Il rapporto con il tema dell'emigrazione e dell'accoglienza dei migranti è tema delicato ed impegnativo che negli ultimi tempi viene trattato e vissuto non solo nella società ma anche dai cristiani in maniera piuttosto sbrigativa, superficiale e a volte rabbiosa. Credo che esso vada affrontato con intelligenza, con coraggio, con umanità, non lasciandoci sopraffare dalla paura e dal disagio che pure gente sconosciuta può provocare. So che è argomento difficile da affrontare, specie dopo che ad arte sono stati ingigantiti alcuni fatti poco piacevoli. Anche io, negli anni 60, mi sono trovato a vivere tra migranti in Germania, quando gli italiani non erano certi guardati con simpatia, e so cosa significhi sentirsi guardati e trattati con sospetto, a volte da esseri inferiori. E allora lasciamoci guidare dal senso di umanità, che è patrimonio nostro e della nostra gente, e dal senso di amore cristiano insegnatoci da Gesù: amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. La conoscenza diretta delle persone e delle loro storie,
la prevalenza della ragionevolezza, il dialogo e il discernimento sui temi delle migrazioni e l'esempio di Gesù ci aiuteranno a superare le paure e ad affrontare temi che si risolvono per il bene di tutti.